Il gruppo D di questo Europeo 2024 è un gruppo che vede, secondo me, uno dei gruppi un po' più tosti, perché vediamo i grandi favoriti, ovviamente, che sono quelli della Francia, che a mio avviso è la grande favorita. Poi abbiamo l'Olanda, squadra comunque da tenere d'occhio, settima nel ranking FIFA, quindi una squadra assolutamente temibile. L'Austria, che forse è un po' l'outsider del gruppo, e la Polonia, che ha perso Milik visto che si è infortunato nell'ultima gara amichevole, quindi la punta di diamante insieme a Lewandowski lì davanti. Però diciamo che la Polonia rimane una squadra che sì, calata molto il ranking FIFA perché è arrivata al 28esimo posto, però rimane una squadra assolutamente temibile. Possiamo dire di questo gruppo D, Peppe, che la Francia rimane la grande favorita o ci possiamo aspettare qualche colpo di scena? Beh no, non credo ci siano colpi di scena. Ovviamente Francia grande favorita, al secondo posto Paesi Bassi, Olanda, insomma. Tra l'altro l'Olanda dove gioca Koop Meiners, giocatore che Sì. dell'Atalanta sta facendo grandi cose, ma è sempre sarà un oggetto del desiderio la Juventus, se sappiamo che la Juve lo dovrebbe acquistare. Secondo te potrebbe essere lui, diciamo, l'uomo più in vista dell'Olanda, cioè il giocatore più in voga in questo momento? Lui, ma io ti cito anche Memphis Depay. Atletico Madrid, attaccante, e soprattutto Jeremy Frimpong, difensore del Bayer Leverkusen, ha Che 23 quest'anno ha anni. fatto una stagione Ottima assolutamente stagione, incredibile. ottima Tra l'altro, stagione. Memphis Depay è anche libero, quindi si è liberato all'Atletico Madrid, quindi potrebbe essere rendibile, acquistabile a parametro zero da vari club. Quindi, secondo me, la vetrina dell'Europeo potrebbe essere un'ottima vetrina. Olanda, io personalmente la vedo favorita per il secondo posto. Tu che mi dici? Ci sono speranze per la Polonia di Lewandowski? Ma io penso che i Paesi Bassi, l'Olanda, insomma, deve puntare, secondo me, arrivare a quantomeno alle semifinali. Perché, Ah, addirittura. ma Ronald Koeman, l'allenatore, è stato campione in carica nel 1988, l'unica volta che l'Olanda ha vinto gli europei in finale contro l'Unione Sovietica. Stiamo parlando dell'Olanda di Rijkaard, Van Basten, insomma, grandi giocatori del passato. Tra l'altro c'è anche un aneddoto, insomma, in quell'europeo lì, nella partita tra Irlanda e Paesi Bassi, insomma, finita 1-0, l'olandese Kieft ha segnato il primo gol di testa dei Paesi Bassi in una finale. In una fase finale di un europeo, la prima volta che segna di testa. Diciamo che per quanto riguarda la Polonia e l'Australia sono due squadre, diciamo, outsider, perché la Polonia alla fine è sempre stata presente nel campionato Sì. mondiale, però nella Coppa d'Europa è stata presente a partire dal 2008. Quindi ha fatto con questa odierna, questo campionato, ha fatto solo 5 presenze. E ha raggiunto solamente i quarti di finale nel 2016. Il CT Pro Birze giustamente punterà molto su Lewandowski e Szczęsny, Certo, è portiere chiaro. della Juventus. Tra l'altro Szczęsny ha fatto un ottimo, l'ultimo mondiale fatto alla Polonia, è stato forse il portiere più forte della competizione. Sì, Ha parato, se non sì, sbaglio, due rigori durante la sì. Sì. competizione, quindi comunque è uno che in queste circostanze si esalta. Occhio perché potrebbe essere l'ultimo, anzi sarà, secondo me, l'ultimo europeo di Lewandowski, quindi è vero che Olanda e Francia sono favorite per i primi due posti, però ci sarà la voglia dell'attaccante del Barcellona di, come dire, farsi notare e magari cercare di portare avanti la Polonia. Io personalmente credo che, almeno personalmente, anzi invito i nostri amici che sono nei commenti a dircelo, per me Francia super favorita, perché, ma proprio in generale della competizione, che credo che Certo. Mbappé si voglia rifare dopo il brutto mondiale, o meglio, la finale persa in quel malo modo, e quindi Francia prima, secondo me, ci sarà una bella bagarre tra Olanda e Polonia per il secondo posto, ma secondo me c'è più qualità nell'Olanda per Sicuramente. poter... Io, per quanto riguarda la Francia, punterei, o meglio, Deschamps punterà sicuramente su Zaïre Emery. 18 anni, PSG, insomma, è stato La il più rivelazione di piccolo quest'anno, giocatore sì. a giocare e segnare nella Francia a partire dal 1914. Cioè, è sceso in campo a 17 anni, quindi Emery. Polonia-Austria, niente, l'Austria ha fatto solo 4 presenze con questa del 2024 a un europeo a partire dal 2008. Quindi l'Austria di Sabitzer, centrocampista del Borussia Dortmund. L'Austria di Arnautovic e Poci, che conosciamo nel nostro campionato Sì. italiano. Secondo me Polonia-Austria si giocheranno il terzo posto, anche come passaggio di turno come migliore Ok, terza. potrebbe essere appunto uno scenario fattibile.